Buongiorno a tutti, ciao, come state? Spero tutto bene. Spero abbiate passato un bellissimo Natale e un fantastico Capodanno. A tal proposito, vi faccio i miei migliori auguri per un 2023 brillante, spettacolare, pieno di novità, pieno di belle cose e soprattutto tanta 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 salute. Questo Natale l'ho passato in famiglia con il mio ragazzo, mia sorella, la famiglia di lui. Comunque, con i miei genitori purtroppo non sono riuscita a fare nulla perché stanno in Sicilia e quest'anno non siamo proprio riusciti a festeggiarlo insieme, quindi vediamo magari di recuperare l'anno prossimo, per il prossimo, insomma, per il prossimo Natale. Invece Capodanno l'ho passato semplicemente in compagnia del mio fidanzato, abbiamo fatto il cenone al ristorante, siamo andati a vedere i fuochi d'artificio sul lungomare. E infine siamo andati nella piazza della sua città a sentire musica e a ballare fino alle 2 qualcosa di mattina ormai. Devo dire che è stata comunque molto tranquilla, molto easy come festa, però mi sono molto divertita. Ho fatto comunque qualcosa di diverso rispetto soprattutto all'anno scorso, perché l'anno scorso a Capodanno purtroppo avevo preso il Covid, quindi sono rimasta segregata in casa. Fatalità con i miei genitori, che poverelli, anche loro non hanno potuto festeggiare nulla e siamo rimasti rintanati tutti in casa, un po' strettini, però dai, qualcosina abbiamo fatto, abbiamo mangiato comunque bene, quello sì. In questo video, da come avrete già visto sul titolo, oggi andremo ad aprire questo bel paccottone qua, paccottone, paccozzo qua, paccottone, però ho detto paccottone, boh, vabbè, comunque della Degusta Box. Allora, io l'ho vista sponsorizzata da tantissimi YouTubers. Io onestamente è la prima volta che acquisto questo pacco misterioso, quindi non so effettivamente cosa aspettarmi. Mi è arrivato, è un pacco di dicembre comunque questo qui, mi è arrivato infatti il 23 dicembre, poco prima che io partissi per andare a fare le feste appunto di Natale, Capodanno, bla bla bla. Fortuna appunto, perché sennò non mi trovavano in casa e chissà chi è che si prendeva sto bel pacco. L'ho tenuto ancora bello sigillato, chiuso, quindi non l'ho aperto né niente, quindi non so effettivamente cosa c'è, né sono andata a spoilerarmi i video di altri YouTubers che ho visto che hanno già fatto lo spacchettamento. Io onestamente non ho guardato nessuno, poi dei miei preferiti li andrò a visualizzare dopo questo video, così almeno so che non mi sono appunto spoilerata nulla. E niente, io direi che adesso lo andiamo ad aprire, cosa ne dite? Comunque devo dirvi che pesucchia, quindi cioè, spero che ci sia tanta bella roba. Allora, intanto si presenta così, un attimo, così, ah, mi casca tutto. Adesso, non vorrei che ci fossero già le cose tipo spoilerate. Ah, intanto mi hanno mandato una carinissima cartolina di Buon Natale, io lo sto leggendo ormai che giorno è oggi? 3, 4, 4 gennaio può essere, sì. Comunque, buon anno e felice anno nuovo da parte di tutta la famiglia di Degustabox. Vi auguriamo di trascorrere delle feste piene di felicità e allegria. Grazie, quello è successo per fortuna. Grazie per essere parte della nostra avventura, speriamo di vederti nel 2023 per condividere molte altre sorprese insieme. Speriamo, perché allora, il prezzo non mi invoglia tantissimo, onestamente, ad acquistarlo. Non è caro, per carità, però spendere ogni volta 15,90 euro o 99, adesso non mi ricordo, mensilmente mi va a pesare. È vero che ci sono tipo degli abbonamenti che se fai per 6 mesi, 3 mesi, comunque ti va a costare sempre un po' meno rispetto che pagare ogni volta 15,99 mi sembra. Però non lo so. Intanto voglio vedere come si presenta questo pacco qua e poi se mi piace magari continuo. Questo qua, onestamente, essere sincera, visto che come vi ho detto in altri video, io vado dove le cose costano sempre un po' meno perché io devo guardare le mie tasche. E mi ero beccata un mega sconto, infatti invece che pagare questa spedizione qua con tutto il contenuto 15,99, io avevo speso 7,90 o 7,99, adesso non mi ricordo più perché l'avevo ordinato ai primi di dicembre, non mi ricordo più, però avevo beccato questa super promozione e ho detto beh, visto che costa così poco, come prima box misteriosa mi sentivo di acquistarla, quindi sono super curiosa, veramente spero che si senta perché è un po' scarico il microfono oggi. L'ho caricato in tempo record, ma non lo so. Poi, qui ci sono queste cose qua. La trovo buona. Il tempo stringe. Non è ancora perfetto. Ok, abbiamo la soluzione. Un regalo. Regala ai tuoi cari un abbonamento di gusto. Ah, carino questo.
mi prendo 5 euro di sconto su tutti i regali. Utilizzo. Beh, questo è utile, ci penserò, ci penserò. Allora, questo mi sa che mi spoilerà tutto, quindi non lo guardiamo. Lo leggerò dopo in casa insieme a voi. Ma io direi di iniziare subito ad apprendere il primo prodottino con questo qua. Crispy Coffee. Questo è nuovo, io effettivamente c'è anche scritto. Io non l'ho mai visto. E vi dirò che mi interessa non poco. Oh, buonissimo. Poi vabbè, la Ritter Sport è buona, mi piace un sacco, quindi sono felice. Bene, questo è nuovo. Bene, 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 sto cercando cocoa. Lo proverò sicuramente. Anzi, fatemi sapere se in un prossimo video volete un video appunto dove io assaggio quello che ho trovato in questa box. Vi aspetto qui sotto nei commenti, mi raccomando. Andiamo al secondo prodotto. Io sto guardando, ma in realtà è come se non stessi veramente guardando. Allora, crostino dorato croccante della Sansepolcro Toscana dal 1827, ragazzi. Non male, non male. Allora, c'è scritto buono e naturale, scopre il gusto unico leggero del crostino dorato, ricetta semplice, che nasce dall'esperienza dei maestri fornai di Sansepolcro della tradizione mediterranea. Ingredienti di qualità, lievitazione naturale, lenta cottura, ok. Ottimi a tavola, colazioni sfiziosi fuori posto. Sì, questi qua sicuramente magari li utilizzerò per fare degli aperitivi, magari con uno spritz, metterci magari del salmone affumicato, delle sardine. Questo qua. Buono, non l'ho mai mangiato questo, effettivamente sono curiosa. Quindi questo sarà un altro dei prodotti che sicuramente magari potremo assaggiare insieme nel prossimo video. Fatemi sapere appunto se vi può interessare o se non vi interessa nulla. Non so, magari lo faccio lo stesso perché sono, ho problemi. Comunque, apriamo, apriamo. Peschiamo il terzo prodotto, anzi questo lo metto qua così non perdo il filo. Terzo prodotto. Pavesini, ah ok, è un classico. Provali con, cos'è? Yogurt con i frutti di bosco. Ok, questi li conosco, li conosciamo abbastanza tutti, credo. Quindi questo posso anche evitare di assaggiarlo in video, perché effettivamente i pavesini, comunque 90% della popolazione sappiamo benissimo il sapore, che mi piace assolutamente. Ok, qua ti scrivono anche come fare la raccolta differenziata, mi raccomando, seguite sempre le istruzioni perché è molto importante. Ok, dai, il terzo prodotto, pavesini, simpatico, simpatico. Adesso vediamo, vediamo cos'è questa roba qua. Oh, arachidi sgusciate, fonte di manganese. Cari ragazzi, beh, se siete vegani, questo qua è per voi, come vedete. C'è il simbolo vegan, quindi questo qua potete mangiarlo anche voi. È giusto che inseriscano, secondo me, anche dei prodotti per vegani, perché effettivamente, altrimenti chi acquista questa box non può mangiare nulla. Cioè spende, ok, magari li regalerà agli amici, ai parenti, però, caspita, magari assaggiare qualcosa di nuovo anche per loro, insomma, non è così male, no? Bene, mi piace questa scelta vegana, perché comunque, anche per chi io non sono vegana, quindi sono onnivora, mangio un po' di tutto. Però, se posso, cerco anche di guardare queste cose qua. Quando vedo il simbolo vegan, sono contenta. Ad esempio, il fondotinta che uso io è vegano. Quindi, su queste cose qua ci butto sempre un occhio di riguardo in più. Quello sì. Peschiamo il quinto prodotto. Quinto prodotto, che è questo qua della Granarolo. 3 volte più formaggio. Mai visto, poi io vabbè non sono una formaggiara, quindi non mangio tanto formaggio. Mi piace quello mollo, assolutamente non riesco assolutamente a mangiarlo. Invece i formaggi stagionati, quelli mi piacciono parecchio. Queste qua cosa sono? Tipo delle patatine, palline croccanti. Ah, com'è che le chiama il mio ragazzo? Quelle a formaggio, le classiche patatine, quelle così a formaggio. Avete capito, vero? Vi metterò in casa una foto qua da qualche parte per farvi capire quale intendo io. Penso che più o meno sia la stessa tipologia, ecco, però della Granarolo, quindi sicuramente con un formaggio un po' più di qualità. Palline croccanti di mais ricoperte con formaggio italiano cotto al forno, fonte di calcio, ok, quello sì. Sì, perché Good Mama? Good Mama unisce gusto italiano e buoni ingredienti. Le sue palline di mais sono coperte da un gustoso formaggio italiano. Cotto al forno con latte della filiera di Granarolo. Ok, che qui vi spiegano un po' tutti gli ingredienti. Bello, questo non lo conoscevo e devo mangiarlo.
C'ho tempo fino a settembre per mangiarli. Perfetto, questi qua mai visti, sono curiosa. Li assaggerò sicuramente. Adesso prendiamo il 1, 2, 3, 4, 5. Sesto prodotto. Sesto. Qua vedo una. Ah, ecco cos'è che pesava tanto. Oh, raga, questi qua sono super utili. Cioè, io li uso sempre. Quindi la Mutti poi mi piace molto. Io stessa spesso quando la trovo al supermercato la compro perché mi piace molto come realizza il sughetto, insomma, la polpa. 100% italiano, quindi top. Ci piace, ci piace. Bene, questo è anche utile. Effettivamente, sì, ci piace questo pacchetto. Dai. Allora, essendo però effettivamente un pacchetto di dicembre, quindi periodo di Natale, quindi che mi dai la cartina, aspetta, con la cartolina, no, del Buon Natale, così. Mi aspettavo forse, non lo so, qualcosa di più natalizio, magari. Oddio, vabbè, che ancora vedo un sacco di prodotti in più, quindi vediamo, magari qualcosa effettivamente esce fuori. C'è roba imballata nella plastica, quella scoppierella che mi piace un sacco. Quindi, tipo, perderò tempo a giocare con questa roba. Sì, cioè, mi piace un sacco. Vedo una bottiglia. Cos'è, olio? Aceto. Ragazzi, che classe! Che classe, mi piace, ecco perché pesava tanto. Cavoli, l'aceto balsamico, buonissimo. Di Modena IGP invecchiato, cioè, vedete? Mi piace, ma bellissimo questo. Bella, sono contenta, grazie del Gusta Box. Mi sta piacendo, devo dire, come prima box. Comunque, 7,90 euro, vi ricordo, o 99. Per me che ho trovato lo sconto, se no avrei speso quasi 16 euro. Però già questo costicchia, eh. Brava, brava del Gusta Box. Grazie anche a lui, sacchetto così perché ci giocherò forever. E prendiamo il, non mi ricordo, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendiamo l'ottavo prodotto. Vedo sempre una roba imballata, vedo un'altra bottiglietta. Bio, ok, frullato, mix frutta bianca per pera, banana e mela. Carino, penso sarà vegana sta roba, non c'è scritto in realtà, non c'è il simbolo vegan, però oddio, non penso che ci sia roba strana, poi è biologico, quindi non lo so, provate magari a screenshottarvi questa qua, numero 9, c'è che anche questo vedo che è imballato per benino, ho già capito. The Gusta Box, mi piaci. Ah, ecco perché c'era questo. Pensavo fosse semplicemente una pubblicità così random. Invece no, è perché c'è questa birra. The Gusta Box, mi piace che mi metti anche una bella birrazza. Benissimo, sì. È anche fresca, tra l'altro. Non so come mai sia così fredda. Era in casa il pacco. C'ho, quanti gradi c'ho? 15 in casa, non ho capito. Vabbè. Comunque bella freschina, fatemi sapere se vogliamo assaggiarla insieme in un prossimo video. Fatemi sapere, ovviamente. Vi aspetto nei commenti, lo sapete. Lo sapete. Bene, bene, bene. Ma è piaciuta. Sì, ma sono contentissima di questo pacco, io non pensavo. Allora, adesso andiamo al nono, decimo, boh, ho perso il conto. Ok. Delle barrette, due. Carine, mi piace questa cosa che sono due. Sono uguali? Caramello salato, mi piace. Sì, non c'è zucchero, 100% naturale, ingredienti naturali. Non c'è scritto neanche qua. Però non so se conoscete il marchio, io no, onestamente. Sono prodotti che tralasciando i Pavesini e la Mutti, ma vabbè, la Ritter Sport però con il gusto nuovo non lo conoscevo neanche questo video. Allora, Britain, Belgio. Boh. Made in Britain però. Gluten free. Vegan, ragazzi, c'è scritto, c'è scritto. C'è scritto quindi anche per i vegani. Questo qua, questi due snack vanno super. Sì, magari. No, l'ho messo giusto. Vanno bene, sono vegan, c'è scritto. C'è scritto, c'è scritto. Spero si veda qualcosa, mi auguro di sì. Però comunque. Approvato anche questo, è giusto, ci sta. Apriamo questa cosa qua che è gigante. No, ma è schiacciata! È schiacciata perché è una pinza. Quindi è giusto, giusto. Guarda, ma che spettacolo! Spettacolo, ma questa? Ma io la farò assolutamente. Lunga lievitazione, lievito madre, lavorazione artigianale, pronta in 5 minuti.
Cavoli, ho tempo fino al 22 gennaio, quindi tra qualche giorno la devo mangiare assolutamente. Ok, questa sarà una delle cose che farò in questi giorni, super veloce. Sì. Adesso apriamo, no, apriamo. Tiriamo un altro prodotto della Milka. Ah, sei un po' scassatizzo. Vabbè, trasporto. Peccato però. Vabbè, con le nocciole, classico 100% alpino, Milka e cioccolato. Ok, la Milka, anche questa la conosciamo, è una che prendo spesso anch'io perché adoro la Milka, quindi c'è poco da presentare della Milka, è buona, raga. Ultimo prodotto, sì. Ultimo, ah, che curricola. Ultimo prodotto. Ma veramente? Le Goleador? Ma quante ce ne sono? Sette bustine. Fatemi sapere se vogliamo aprirla insieme questa qua. Io non la apro. Oh sì, la apro adesso, ne assaggio una adesso. Perché ci sono, allora, gusto, milk e berry, gusto, milk and lemon, gusto, milk e blu. Cos'è blu? Che gusto è blu? Cioè, il blu è un colore a casa mia, poi non so. Che gusto è il blu? Ragazzi, dobbiamo assaggiarlo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa fare nel prossimo video. Comunque, il pacco è vuoto. Tra l'altro, mi piace un sacco anche tutta la trama che c'è. Molto, molto carino, bello. Mi piacciono i dettagli. Probabilmente prenderò anche la seconda. Sì. Secondo me, sì, ci sta, ci sta. Di qua cosa c'era? Infatti, utilizza il codice. Ok, non ho robe da darvi. Magari se mi mettevano dentro uno sconticino per voi, però no. Quindi niente, mi spiace, non ho codici sconto da darvi per questa box. Comunque, questo qua è tutto il riepilogo, insomma, di quello che ho trovato all'interno della scatola. Quindi Goleador. Ah, ma che forte, mi ha scritto anche i prezzi. Così io posso vedere se effettivamente ne valsa la pena. Ma per quello che ho speso io con lo sconto, sì. Perché già solo le Goleador costavano 2,79 euro. La cioccolata Milka 1,59 euro. Il crostino dorato 2,09 euro. La barretta, quella vegana Nacd, cos'è? Caspita, 3,29 euro. Poi i Pavesini 2,10 euro, la birra Trap, che mi piace quella birra lì, 2,69 euro, la Polpa Mutti 1,29 euro, cioè ho già superato i 7,90 euro. Poi Achillea, il succo di frutta alla pera, banana e mela, che mi piace come sapore, vi dirò, 2,99 euro, caspita, ma è cara. Poi la pinza solamente 2,60 euro. Pinza di, scusate, Roberto, ma così poco me la fai pagare? Ma scusa, ma io me ne prenderò 500 miliardi di queste. Ma adesso che ti ho preso di mira, aspettami, Roberto. Poi, l'aceto balsamico, così poco è costato 2,99 euro. Ok, che sono 250 ml, però, cavoli, pensavo onestamente qualcosina in più. Però mi piace. Per ultimo, alle Good Mama. Che ho visto che ci sono altre versioni, però quella che ho io comunque era 1,59 euro. Io direi che vi dirò, sono soddisfatta di questa box, non mi dispiace. Certo, forse per niente natalizia, ecco, a parte la cartolina è super carina secondo me. Però sì, di natalizio non lo so, mi aspettavo forse qualche, non lo so cosa mi aspettavo, però boh, qualcosa di più, magari dei cioccolatini particolari, quelle robe dei marzapane che si usano tanto a Natale. Però, raga, io sono, devo dire, soddisfatta. Sono contenta di aver provato anch'io la Degustabox. Sicuramente acquisterò anche quella di gennaio, quindi se siete curiosi vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così quando il video sarà online vi arriverà una notifica veramente minima, cioè minima, proprio non vi verrà a intasare l'email, il telefono, semplicemente vi arriverà tipo Idalit ha pubblicato, punto. Quindi ecco, se siete curiosi della box di gennaio che mi arriverà non so quando, quindi magari ve l'annuncerò su Instagram, quindi anche lì seguitemi su Instagram perché effettivamente sono decisamente più attiva lì, quindi magari vi aggiorno sicuramente quando mi arriverà. Sì, dai, vi farò una storia sull'arrivo della box di gennaio. E poi vediamo insieme, magari facciamo un video
dove assaggio tutti i prodotti delle due scatole, quando mi arriverà, quindi dicembre e gennaio, oppure farò un video di solo di cosa dei prodotti di dicembre, quindi fatemi sapere quale magari vi incuriosisce di più e poi farò un video a parte di gennaio. Non lo so, ci devo pensare. Boh, io accetto sempre consigli, quindi mi raccomando, fatevi sentire. E niente, ragazzi, io finisco il video qua perché è eterno, mi dispiace, scusate, non so più cosa fare. Cercherò di tagliare sicuramente qualcosa e ci vediamo la prossima volta. Stai cin, ciao! Grazie.